Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove risponderò ad un video fatto da Big Luca qualche giorno fa e che appunto mi ha un po' suscitato, oltre l'interesse, anche quella che poteva essere una risposta e soprattutto un'osservazione, una riflessione sul video stesso. Quindi iniziamo direttamente ad andare dal nocciolo della questione. Allora, premettendo il fatto che sono stato studente di Big Luca proprio perché mi ha interessato il suo modo di approcciare il marketing, essendomi poi io in prima persona inserito in un contesto dove il marketing, se è un'attività commerciale, che possa essere digitale o non, il marketing è fondamentale, e quindi mi sono avvicinato anche a quelli che sono i suoi corsi, ho formato il mio team anche di vendita grazie ai suoi corsi, e dovevo partecipare a un suo evento privato, purtroppo non ho potuto partecipare proprio per i miei motivi di lavoro, però mi fa molto piacere che lui stia toccando determinati argomenti, ecco. Chiaramente dal suo punto di vista, un imprenditore che ha molta liquidità, che adesso può permettersi di investire. Il problema è che bisogna fare delle, dal mio punto di vista, bisogna fare delle precisazioni, proprio perché si parla veramente di un ambito talmente grande che giustamente anche lui in un passaggio del suo video dice: io non faccio trading, io non faccio trading finanziario, io faccio investimenti. E giustamente bisogna partire dal presupposto che in questo video lui parla proprio di 60.000 euro dollari al mese, possono diventare 80, perfetto. Ma per chi ha poco denaro invece, conviene investire in questa tipologia di modalità, anzi di investimento? Allora, dal mio punto di vista, ma secondo me anche dal suo, quando si parte dalle basi, per ovvi motivi, e lui l'ha detto in maniera abbastanza chiara, non è semplicissimo investire nei mercati finanziari, soprattutto quando l'investimento prevede un buy and hold, okay, ovvero un acquistare e tenere una posizione per un lungo periodo e sfruttare anche dei momenti in cui il mercato ritraccia, ovvero dei momenti in cui ci sono delle occasioni. Perché sostanzialmente il grande vantaggio che ci dà il mercato in sé per sé è quello che, essendo volatile o comunque fluttuando, ci dà possibilità, qualora si avesse la liquidità per sfruttare queste occasioni, ci dà la possibilità di comprare a prezzi molto più cheap, prezzi molto più vantaggiosi. Questo è molto interessante perché è vero che il trading finanziario è un po' più rischioso, perché è ovvio, noi per esempio quello che insegniamo con la Cenoki è capire nell'arco della giornata, nelle prossime giornate, qual è l'andamento medio, e quindi non abbiamo necessità di fare un buy and hold. Ecco perché questa attività più di breve è consigliata a chi deve costruirsi il suo capitale. Ecco perché in questo video voglio spiegare la differenza tra le fasi che affronterete durante la vostra vita. Ci sono delle fasi in cui non si può fare un determinato tipo di investimento e fasi in cui è consigliabile fare e integrare anche una determinata tipologia di investimento. Per esempio, se avete poco denaro liquido, è giusto che vi formate, perché anch'io mi sono formato per esempio nell'ambito marketing con i corsi da Big Luca, ma soprattutto poi che investiate in maniera oculata e con la giusta prospettiva ed aspettativa il vostro denaro in qualcosa che adesso vi permette di raggiungere il vostro obiettivo, ovvero avere più capitale da poi utilizzare, per poi utilizzarlo in maniera differente, ovvero inizio con un capitale di 10.000 e trovo una soluzione che mi possa far cominciare a guadagnarne altrettanto al mese, per esempio 10.000 al mese, che accumulato poi magari diventa 20.000, che poi accumulato mese dopo mese mi crea un cuscinetto di liquidità che mi permetterà poi di investire in un'attività più di buy and hold, quindi più di lungo periodo, dove soprattutto quando ci sono dei momenti interessanti. È vero, marzo 2020 è stato un momento interessante perché chi può permettersi di avere liquidità e sfruttare queste occasioni, marzo è stato un momento interessante per acquistare, soprattutto sul lungo periodo, no? Facciamo finta di avere un piano d'accumulo dove tu ogni mese, dove sta il mercato, mediamente investi quei tuoi 10.000 euro. Facciamo una cifra simbolica. Ecco, tu chiaramente hai il prezzo di un mercato a gennaio che è di 1, a febbraio arriva a 5, a marzo arriva a meno 1, meno 1 è a livello storico un
Prezzo interessante, perché poi mediamente tu sai che nel corso del tempo il prezzo, per esempio, dell'S&P 500, che è l'indice di riferimento mondiale, mediamente poi va a recuperare in ottica futura quelli che sono stati gli sbalzi, quindi a ribasso, quindi un prezzo interessante da acquistare, perché sai che in ottica futura, e non stiamo parlando di una settimana, 2 settimane, stiamo parlando di anni, va a recuperare e va a guadagnare oltre rispetto a quello che è stato il prezzo raggiunto. Quindi comunque abbiamo, andando ad investire giorno dopo mese dopo mese, mese dopo mese, andiamo ad aggiare il rischio soprattutto e a comprare sempre a punti differenti, creandoci quindi il nostro piano di accumulo. Avremo momenti in cui chiaramente acquisteremo a prezzi molto alti e avremo momenti a cui acquisteremo a prezzi molto bassi. Però quando il mercato ci ritraccia conto, e per noi significa poter investire nuovamente, se non abbiamo liquidità, ragazzi, e voi avete acquistato sui massimi e non avete liquidità per acquistare sui minimi, avete sbagliato a pensare di poter investire in questa modalità. E quindi vuol dire che siete troppo corti a livello di liquidità, e questo non era quello che, diciamo, non era quello consigliabile. L'investimento consigliabile per voi da fare. Il trading finanziario è un'attività molto più mordi e fuggi perché più remunerativa, più rischiosa chiaramente, ma che all'inizio vi consente però di scalare il prima possibile la vetta. Faccio sempre diciamo, il paragone con le startup, no? Se siete all'inizio una startup. Di startup ne saltano tante, ma sono nella loro, diciamo, struttura, le società, le aziende che hanno più, margini di scalabilità perché sono piccole, si possono scalare molto più velocemente e poi una volta che diventano grandi, ovvio che una startup rispetto a una grande azienda ha delle necessità differenti. Una volta che diventate una grande azienda, cambierete anche voi. Quindi quando avrete tanta liquidità cambierete anche voi il modo di investire, il modo di ragionare, il modo di guardare ed osservare il mondo e di analizzarlo. È ovvio, cambierete. Però all'inizio vi serve quello che una startup, per esempio, ha bisogno, ovvero dell'idea geniale di un business angel per magari scalare il prima possibile il mercato. Quindi il trading finanziario sul breve, quello che facciamo noi, quindi il trading, è più adatto a chi ha meno capitale. Ed è giusto quello che dice lui di poi cominciare ad investire, perché quando si ha liquidità bisogna differenziare, lo dico veramente, l'ho detto in tutte le salse, è ovvio, bisogna differenziare. Come non è solo differenziare, non significa solo investire in ETF, significa anche avere diciamo, un'attività parallela, investire in qualcos'altro. Perché quella liquidità invece di lasciarla in banca potete farla lavorare in maniera differente. E questa è una cosa molto molto importante. Tornando quindi al nostro discorso, ho poco denaro, cosa posso fare? Ragazzi, ve l'ho detto in tutti i modi, dovete pensare seriamente al trading finanziario e non a tutte quelle attività. E devo essere sincero, nell'ultimo periodo, perché osservo, a me piace osservare, mi piace studiare, mi piace capire come si imposta anche il modo di vedere da imprenditore a imprenditore, no? Vedere il mondo. Sono contento che nell'ultimo periodo anche Big Luca, e lo devo riconoscere, ecco perché in alcuni, cioè alla fine quando uno si affida anche a livello formativo ad una persona è perché magari vede il mondo o comunque si riconosce in quello che lui dice. E ultimamente ha preso un po' di mira quello che è l'affiliate marketing, quello che è il dropshipping, attività che poi vengono paragonate al trading finanziario. Ragazzi, no. Se volete veramente avere possibilità di scalare il prima possibile la vetta, dovete farlo con un'attività che una volta che avete scalato la vetta vi continuerà a mantenere su quella vetta. Perché queste attività esotiche, dropshipping, affiliate marketing, quello che ne concerne e affiliati, insomma, sono attività che magari possono darvi la possibilità di scalare il prima possibile, però non vi garantiscono che tra 2 anni lo stesso sistema o comunque, diciamo, lo stesso ecosistema vi possa mantenere sulla vetta, perché magari cambia una regola e per voi l'affiliate marketing finisce, il dropshipping finisce. La cosa buona del trading è che magari è un po' più complessa all'inizio, ma sappiamo, siamo certi che tra 5 anni si parlerà ancora di trading, si parlerà ancora di trading finanziario, si parlerà ancora di mercati finanziari, perché
Penso su questo siamo tutti d'accordo e su questo dobbiamo tutti quanti sintonizzarci, perché se siamo persone, imprenditori che vogliono diventare, magari hanno la mentalità imprenditoriale, ma vogliono diventare imprenditori perché ancora non ne hanno le possibilità, se dovete scegliere tra trading finanziario o affini, affini in senso messi come affini, ma non sono per niente affini, perché dropshipping, affiliate market, private label, ho sentito un milioni. Non hanno niente a che vedere, vi posso assicurare, trading finanziario più complesso, ma che vi garantisce solidità, perché proprio di questo stiamo parlando, penso, no? Se siete interessati agli investimenti, vuol dire che volete avere una rendita, ma che sia solida. Non penso vogliate investire in criptomonete che un giorno valgono 1, un giorno valgono 100 e il giorno dopo valgono meno 50. Quella non è solidità. Spero che questo video vi possa veramente far capire le possibilità che nel 2020 potete e dovete sfruttare. Noi abbiamo voluto investire in qualcosa che vi possa anche dare il prima possibile la solidità e la scalabilità che state cercando. Vi abbiamo già raccontato di Savius, abbiamo fatto capire che il trading, essendo più ostico, vi può dare però più possibilità a livello anche lavorativo, perché siamo gli unici che in Italia possono dimostrarvi che il trading si può fare con un contratto di lavoro, ricevendo un conto capitalizzato, ricevendo tante cose che altri non vi hanno voluto raccontare, però è anche giusto dire che il trading, tra tutte queste, diciamo, pseudo professioni, perché nemmeno le posso definire tali, è quello che all'inizio può sembrare più ostico, ma vi posso altrettanto assicurare che è quello che nel lungo periodo, tornando al discorso degli investimenti, di ETF e di quant'altro, è quello più remunerativo.